Ciao divette e ciao divetti, benvenuti in una nuova puntata di Crime Tube. Allora, oggi in realtà avrei dovuto mettere online un'altra puntata, cioè non questa qui, perché avevo girato un altro Crime Tube su un altro serial killer, però poi ho deciso di cambiare programma e rimandare il video che devo mettere oggi alla settimana prossima, perché ieri sera mi sono messa a studiare il caso di oggi portandomi avanti per il prossimo video, ma mi ha appassionato così tanto che ho deciso che dovevo girarlo subito e che dovevo metterlo online subito, perché questa storia qui veramente, ragazzi, mi ha appassionato tantissimo. Tra l'altro me l'avete richiesto voi, come sempre, io sto esaudendo tutte le vostre richieste, e riguarda il mostro di Foligno. Allora, io il mostro di Foligno lo avevo sentito nominare, però non conoscevo bene la sua storia, quindi sono andata appunto a guardarmi un po' di documentari, a leggere un po' di cose. Purtroppo non si trova tantissimo materiale e questo è un gran peccato, in quanto qui andiamo veramente un po' indietro nel tempo, cioè andiamo nel 1992, quindi tanto materiale purtroppo non è più reperibile. Però quello che ho visto mi ha appassionata tantissimo, è una storia che mi ha molto toccata, più che altro per la tristezza di questa vicenda, sia per quanto riguarda le vittime di questo assassino, sia per quanto riguarda lui stesso, cioè la sua vita, la sua situazione mentale e tutto. Cioè una storia veramente molto molto angosciante che ora vi voglio raccontare. Tutto iniziò una mattina del 4 ottobre del 1992, quando un bambino di nome Simone Allegretti all'improvviso era a giocare fuori in giardino e sparì nel nulla. Questo bambino aveva solo 4 anni. Subito si mobilitarono le varie ricerche, ovviamente, e si pensò a varie piste: che si fosse perso, che fosse caduto da qualche parte, che addirittura potesse essere stato rapito per un riscatto, anche se l'ipotesi sembrava un po' strana, dato che questo bambino proveniva da una famiglia non benestante, quindi non sarebbe stato possibile chiedere un riscatto o cose del genere. Partirono appunto le ricerche, questo bambino non si trovava, fino a che pochi giorni dopo, dentro ad una cabina telefonica, venne ritrovato un biglietto. Un biglietto che sembrava provenire da un killer. Aiuto, aiutatemi per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio, sono pentito ora, anche se non mi fermerò. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale, frazione di Foligno e Scopoli, credo. È nudo e non ha l'orologio con cinturino nero e quadrante bianco. Allora la polizia va appunto a perlustrare la zona e trova appunto il corpo strangolato e sgozzato di Simone Allegretti. E quindi si scatena il panico del maniaco, il panico del killer. Le ricerche vanno avanti, ma non si sa bene che direzione prendere. Dal biglietto non si poteva evincere nulla, tra l'altro forse questo che vi ho letto non è il biglietto per intero, c'era anche scritto sul biglietto di non perdere tempo a cercare impronte, perché tanto aveva utilizzato i guanti, e poi era firmato il mostro. Cioè lui si autofirmava appunto il mostro. Le ricerche andarono avanti per un bel po' finché la polizia cercò, diciamo, delle soluzioni per riuscire ad arrivare all'assassino. Furono chiamati a partecipare alle ricerche anche dei detective importanti, e si decise, dopo aver scartato l'ipotesi di installare delle telecamere al cimitero, perché qualcuno pensava che gli esperti pensavano che installare una telecamera al cimitero davanti alla tomba del bambino sarebbe potuto essere utile, perché immaginavano che l'omicida sarebbe tornato sul posto, insomma sarebbe tornato dalla vittima. Però questa operazione fu scartata per una questione, credo, di soldi, e fu invece deciso di aprire un numero verde
per far sì che le persone potessero appunto chiamare per eventuali necessità, e sperando anche che avrebbe chiamato anche l'assassino. Ed infatti ad un certo punto iniziò a chiamare una persona che si presentava come appunto l'assassino di Simona Allegretti. Questo soggetto fece molte telefonate e alla fine fu rintracciato a Milano. Queste telefonate venivano appunto da un'agenzia immobiliare di Milano, provincia di Milano. Dall'altra parte del telefono c'era un ragazzo di nome Stefano Spilotros, che quando venne poi raggiunto dalle forze dell'ordine continuò a confessare di essere appunto lui l'assassino di Simone. Questo teatrino andò avanti per qualche giorno, nonostante ci fossero cose, insomma, punti che non tornavano, e però poi alla fine gli inquirenti portarono Stefano Spilotros a confessare che in realtà non era lui il killer. E allo stesso tempo fu ricevuta dalla polizia un'altra lettera del vero killer, che diceva questo: aiuto, non riesco a fermarmi, io sono ancora libero, avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio, non avete la mia voce registrata, non ho effettuato nessuna telefonata, vi consiglio di sbrigarvi evitando altre figuracce, usate il cervello se ne avete uno ancora buono, ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana, firmato il mostro. E infatti così fu, il mostro colpì di nuovo. La vittima successiva fu Stefano Paolucci, un altro ragazzo molto giovane, insomma un bambino di un po' più grande, di 13 anni, che venne nuovamente trovato ucciso. Però questa volta, dopo la sparizione del ragazzo, il cadavere fu ritrovato in giornata, e questa volta diciamo che l'assassino lasciò delle tracce, ovvero lasciò delle impronte che andavano dal luogo del ritrovamento ad una casa. Questa casa era di proprietà della famiglia Chiatti, un medico e un insegnante che avevano questa casa delle vacanze lì appunto vicino a Foligno, e all'interno di questa casa in quel periodo si trovava il figlio 25enne, un geometra di nome Luigi Chiatti. Fu quindi fermato subito questo ragazzo, che tra l'altro aveva anche partecipato alle ricerche del ragazzo scomparso, perché tutte le persone del paese parteciparono un po' a queste ricerche, e subito disse che lui non c'entrava nulla, nonostante le tracce trovate intorno alla casa, nonostante risultò che il pavimento del soggiorno della casa era appena stato lavato e quindi destava sospetto. Lui però subito disse che in realtà probabilmente qualcuno si era introdotto in casa sua e che lui non c'entrava niente. Fu comunque fermato, messo in fermo, e da lì a poco confessò di aver ucciso il secondo ragazzo e anche il primo bambino. Sostenne di non averli voluti uccidere in realtà, ma di aver semplicemente cercato un approccio di tipo pedofilo con loro, in quanto lui era un pedofilo e sognava di poter rapire tra virgolette un bambino e poterlo tenere con sé durante la sua infanzia come compagnia, come amante diciamo. Ed infatti lui ammise di aver anche abusato, non ci fu un abuso vero e proprio, però nel primo caso di Simone Allegretti lo aveva portato a casa sua, l'aveva fatto spogliare prima di ucciderlo, l'aveva toccato, e soltanto in quel momento Simone aveva iniziato a piangere, a urlare, e a quel punto lui si era ritrovato a dover, non sapendo più cosa fare e con la paura che i vicini avrebbero sentito le urla e che comunque ormai si era compromesso, aveva deciso di ucciderlo in un raptus momentaneo, appunto di tappargli la bocca e strangolarlo per poi ovviamente sbarazzarsi del cadavere. Nel secondo caso aveva rapito nuovamente un altro bambino, appunto Lorenzo Paolucci. In quel caso le cose andarono un po' diversamente. Entrambi i ragazzi erano stati
attirati, non rapiti con la forza, ma attirati sulla sua macchina, appunto, e portati via. Nel secondo caso, l'omicidio avvenne dopo una partita di carte. Anche lì lui disse, appunto, di non volerlo uccidere, ma di averlo dovuto fare per necessità. E lì poi si aprì il processo. Inizialmente in primo grado venne condannato a 2 ergastoli, però poi gli avvocati della difesa riuscirono a fargli ottenere l'infermità mentale e quindi successivamente in appello venne condannato a 30 anni e poi anche in Cassazione venne confermata la condanna a 30 anni, con grande disappunto ovviamente delle famiglie delle vittime, comunque in generale dell'opinione pubblica, che riteneva assurdo che un pedofilo assassino potesse fare soltanto 30 anni di carcere, quindi avere le possibilità di uscire, anche perché poi lui era molto giovane ai tempi di questi omicidi. Luigi Chiatti aveva solo 23-25 anni, era però riuscito ad essere ritenuto semi infermo di mente e quindi aver avuto uno sconto molto forte della pena. Lui aveva alle spalle una vita molto piena di grandissimi, fortissimi e terribili traumi, in quanto la madre naturale, di nome Marisa Rossi, l'aveva abbandonato perché era una ragazza madre, era rimasta incinta di un uomo che a quanto pare l'aveva lasciata e non aveva i mezzi di sostentamento per occuparsi di questo figlio. I genitori della donna non volevano saperne, volevano che lei comunque lo desse in adozione e quindi lei non aveva nessuna possibilità per poterlo mantenere, non aveva un lavoro, anzi fu licenziata dopo dal lavoro che aveva quando videro che era incinta e non aveva nessuna possibilità di mantenere questo bambino, che quindi abbandonò sulle scale di un orfanotrofio. Quindi i primi anni di vita Antonio Rossi li ha vissuti in un orfanotrofio, con tutte le conseguenze del caso. Ovviamente non aveva una figura materna, non aveva degli affetti. La madre andava ogni tanto a trovarlo, però poi non poté più andarlo a trovare perché fu successivamente all'età di 5-6 anni adottato. Fu adottato da una famiglia benestante, ovvero Ermanno Chiatti e la moglie. Gli cambiarono nome in Luigi Chiatti. Cosa successe? Che questo bambino era già di per sé problematico, perché durante i suoi anni in orfanotrofio, oltre al fatto che appunto una persona, un bambino che cresce, che fa i primi anni della sua vita senza la mamma, senza un genitore, in orfanotrofio non può sicuramente crescere felice e crescere sano. In più, e questa cosa venne fuori, tra l'altro, non direttamente da Luigi Chiatti, che non lo confessò mai, però venne fuori da un vecchio compagno di orfanotrofio che fu chiamato a testimoniare al processo in appello che Luigi era stato violentato da un prete dell'orfanotrofio, era stato abusato da questo prete, che aveva abusato un po' di tutti, anche di altri ragazzini, insomma, e dello stesso testimone. Di conseguenza crebbe in maniera sbagliata. In più, a quanto pare, i genitori adottivi non erano stati in grado di dargli l'affetto necessario. Il padre era molto assente e la madre adottiva era comunque una donna piuttosto rigida e che quindi non poteva fornire a Luigi l'affetto di cui lui aveva bisogno in quegli anni molto difficili, considerando anche quello che aveva passato appunto nell'orfanotrofio. Quando era adolescente, visto il suo carattere molto chiuso, molto problematico, venne anche mandato da una psicologa. Gli riscontrò un disturbo di personalità borderline. Diciamo che la sua sessualità ebbe una deviazione, nel senso che durante sempre la sua crescita era virata all'omosessualità per poi finire nella pedofilia. Quindi lui ricercava bambini maschi perché
riteneva che soltanto con i bambini lui poteva sentirsi a proprio agio, soltanto con loro poteva riuscire ad avere una comunicazione. E poi naturalmente il lato sessuale della cosa rientra nella sua parafilia. Perché non dimentichiamoci che la pedofilia è una parafilia vera e propria, rientra tra le parafilie maggiori. Cosa significa? Che per farvela breve è come un fetish, praticamente è come se fosse un fetish e come tutte le persone che hanno dei fetish, questi soggetti non riescono a resistere a ciò che li attrae. Così morbosamente, sessualmente, ma non solo sessualmente, anche e soprattutto mentalmente. Tant'è che per i pedofili, cioè per farvi capire, era anche stata pensata in alcuni stati e provata e testata la castrazione chimica, che però non riscosse grandi effetti proprio perché al di là degli impulsi sessuali, gli impulsi del pedofilo sono soprattutto mentali. Questo ha fatto sì che lui, sopraffatto da questo suo istinto, andasse a ricercare e molestare bambini che poi appunto sono stati uccisi perché le cose hanno preso una piega sbagliata. Gli è stata riscontrata questa clinicamente questa pedofilia con tratti sadici, quindi comunque lui si è poi trasformato nel mostro che tutti conosciamo e se non tutti conosciamo adesso, sto facendo questo video, tutti lo conoscerete. Gli interrogatori sono stati agghiaccianti perché lui ha raccontato per filo e per segno quello che è successo con molta sincerità, ammettendo che appunto non c'era inizialmente una volontà di fare del male. Però lo ha fatto con una freddezza agghiacciante e disarmante e disse di se stesso che se fosse stato rilasciato sicuramente avrebbe colpito ancora, perché lui comunque era ben conscio della sua malattia, era ben conscio di quello che faceva. Gli è stata data l'infermità mentale per via del suo passato terribile e triste e tormentato. Secondo me, più che per una vera semi-infermità mentale, per forse un atto di pietà dei giudici che hanno voluto provare a dargli una seconda possibilità, insomma, dare una seconda possibilità a questa persona che alla fine era un carnefice, ma anche una vittima di abusi e soprusi, che ha vissuto da piccolo, insomma. In tutto questo, la vera madre di Luigi Chiatti si fece viva dopo gli omicidi perché riconobbe il figlio nel volto dell'assassino quando iniziarono ad uscire le notizie. In realtà la madre naturale non aveva idea di come il figlio si chiamasse, del nuovo nome e del fatto che fosse stato adottato da queste due persone. Disse di non essere più riuscita ad entrare in contatto col figlio nonostante lei volesse entrare in contatto con il figlio. Non gliel'hanno permesso perché appunto per legge, almeno all'epoca, adesso non so se siano cambiate le cose, per le madri naturali non è più possibile raggiungere appunto i figli che vengono adottati. E allo stesso modo il ragazzo Luigi, quando era adolescente, cercò di mettersi a sua volta in contatto con la madre naturale, ma anche lì non gli fu stato possibile sapere chi era e sapere come raggiungerlo. Questo creò anche una polemica in Italia per il fatto che appunto le adozioni erano gestite male, gli orfanotrofi erano gestiti male, queste leggi erano sbagliate, perché comunque è normale che debba essere mantenuto un contatto con la madre se lei lo vuole e tutto, cioè mi sembra una cosa normale, soprattutto se il ragazzino alla fine è stato adottato a 6 anni e non a 0 anni, che non si è accorto di nulla. Si è accorto e come, visto che stava in un orfanotrofio violentato dal prete, per cui diciamo che
era insorta all'epoca una polemica per questo e anche per il fatto che le madri non erano aiutate dallo Stato, le giovani donne madri che non avevano possibilità di mantenere i loro figli non erano aiutate, quindi erano costrette a dare in affidamento i figli anche non volendolo, perché poi questa Marisa Rossi sicuramente non voleva dare in affidamento suo figlio, però ha dovuto proprio perché non aveva la possibilità di mantenerlo. Quindi, insomma, ci furono un po' di polemiche in questo senso. Nei documentari che ho visto non l'ho sentito descrivere come un mostro, probabilmente proprio per questo passato terribile che lui aveva avuto e che lui alla fine era diventato così, è diventato quello che è diventato per colpa di altri, per colpa delle istituzioni, per colpa di un padre che ha lasciato la madre, per colpa del prete che l'ha violentato. Quindi, insomma, tutti questi ingredienti hanno creato il mostro, hanno creato il mostro di Foligno e la sua terribile storia. E attualmente il mostro di Foligno ha finito di scontare la sua pena pochi anni fa, però non è stato liberato perché è stato portato in un ospedale psichiatrico giudiziario. Adesso ha un nome che non mi ricordo, però è stato chiuso quindi in una struttura in attesa che venga ritenuto capace di poter uscire e di non essere più socialmente pericoloso. Però di recente sono state fatte nuove perizie ed è stato ancora considerato socialmente pericoloso, per cui per ora rimane chiuso nell'istituto, nonostante lui abbia mandato delle lettere ai genitori delle vittime, si sia scusato, si sia mostrato pentito, cambiato, eccetera, eccetera, a differenza di quello che lui diceva quando era stato condannato, che appunto lui era convinto che avrebbe sempre ucciso se fosse stato liberato. Dopo 30 anni lui si sente una nuova persona, si sente cambiato e sta aspettando appunto di essere rilasciato. Ora, io penso che questa storia sia veramente terribile, veramente angosciante, che i preti andrebbero, cioè, castrati proprio mentalmente e fisicamente. Non dico quello che penso sui preti perché ve lo potete immaginare, io credo veramente che la Chiesa sia il male del mondo e che dobbiamo ringraziare la Chiesa se siamo circondati appunto da soggetti instabili, ideali sbagliati e chi più ne ha più ne mette, ne siamo vittime un po' tutti, perché comunque ne siamo vittime tutti di questi dogmi che alla fine hanno contraddistinto la nostra società nei secoli, senza parlare appunto dei casi più disperati in cui ci sono abusi, quant'altro, eccetera, che poi i preti stessi probabilmente a loro volta sono stati abusati da preti precedenti, e quindi è tutta una catena di abusi che è veramente una cosa, vabbè, schifosa ed ignobile. Mi viene più da colpevolizzare loro che il mostro in sé, che poveraccio, si è vissuto una vita veramente di merda per colpa di questi individui, per colpa di tutti questi fattori, insomma. Nonostante ciò non giustifichi i suoi atti, però i suoi atti sono comunque frutto di qualcosa che non doveva succedere. Io credo che sto ragazzo, comunque, anche tuttora non possa essere rilasciato, non per una questione morale di ciò che ha fatto, è troppo poco, 30 anni per due omicidi, eccetera. Se i giudici gli hanno dato questa possibilità è perché evidentemente lo ritenevano opportuno nel suo caso, ma perché io, sapete che un po' me le sono studiate le parafilie, ho a che fare con soggetti parafiliaci, non con pedofili ovviamente, però con soggetti che hanno altre parafilie, che poi il meccanismo più o meno è un po' sempre lo stesso, no? E parliamo di parafilie gravi, di persone che si rovinano per il proprio fetish, per la propria ossessione, non parliamo delle fantasie, ovviamente, parliamo di sindromi vere e proprie. Io sono convinta che un parafiliaco non possa guarire mai. E soprattutto quando si tratta di pedofili, io credo che non, più uno che ha anche ucciso, cioè non parliamo del pedofilo che si limita
a guardarsi i filmini su internet, parliamo di uno che ha fatto fuori due bambini. Quindi, a mio avviso, quella persona lì non potrà mai, mai, mai essere recuperata, e se eventualmente venisse fatta uscire, deve essere proprio controllata H24 per tutta la sua esistenza. Nonostante sia vero che con la vecchiaia le parafilie tendano a diminuire, tendano un po' a rientrare, man mano che rientrano anche gli impulsi sessuali della persona, si affievoliscano, diciamo, e poi dipendono anche un po' comunque dallo stress della persona, tutta una serie di fattori. Io credo che però non si possa guarire, perché è un po' come se fossero degli orientamenti sessuali. Possono, secondo me, tenerle a bada in certi casi, forse con degli psicofarmaci, con delle terapie mirate, però in un caso come questo, in cui ci sono di mezzo degli omicidi, ci sono di mezzo degli atti gravissimi, no, cioè, non dico che sia impossibile, ma improbabile, e che questa persona non debba assolutamente, purtroppo, essere, cioè purtroppo per lui, che comunque poveraccio si è fatto una vita di merda, però purtroppo lì deve restare. Insomma, è un soggetto che io personalmente reputo pericoloso, che è pericoloso e che da lì non deve uscire, non deve essergli data una seconda possibilità, nonostante quello che lui dica e quello che lui faccia. Insomma, e anche se magari dai test che fanno, dalle perizie, potrebbe sembrare migliorato, secondo me in realtà non può migliorare, e se lo rilasciano temo che potrà di nuovo finire male, e secondo me infatti non lo rilasceranno, perché non si assumeranno questo rischio. Comunque devo dire che questa storia mi ha veramente colpito tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciando un commento qua sotto, e vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.